So glad to be with you tonight. Sono molto grato di poter essere con voi stasera. E And we're going to continue talking about how the Holy Spirit works in the church. Continueremo a parlare di come lo Spirito Santo lavora e opera nella Chiesa. But tonight we're going to be very practical. Ma questa sera saremo molto pratici. Because we don't want to just have head knowledge. Perché non vogliamo avere una conoscenza solo mentale. We want to have influence. Ma vogliamo avere influenza. We want to be effective in the kingdom of God. Vogliamo essere efficaci nel regno di Dio. The Bible said that just knowledge makes us proud. La Bibbia dice che la semplice conoscenza ci rende orgogliosi. But God wants us to be effective to win people to Christ. Ma il Signore vuole che siamo efficaci per vincere anime per Cristo. So open your Bibles to the book of Acts. E quindi vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro degli Atti degli Apostoli. And we're going to talk about one of the most important tasks that the Holy Spirit does in our life. E vogliamo imparare uno dei compiti più importanti che lo Spirito Santo svolge nelle nostre vite. And we're going to talk about evangelism by the Spirit. E parleremo di evangelizzare per lo Spirito. Walking in the Spirit so much that people's lives are changed around you. Camminare nello spirito così tanto che le vite delle persone a noi sono cambiate. You know, very often we talk about character transformation. A volte spesso parliamo di cambiamento caratteriale. How the gifts of the spirit minister in the body. Di come i doni dello spirito ministrano al corpo. But we have to realize that we are to advance the kingdom. Ma noi dobbiamo realizzare che siamo chiamati a far avanzare il regno. We are to be like a light that pushes back the darkness. Dobbiamo essere come una luce che respinge le tenebre. So we're going to start with the famous scripture in Acts 1:8. Cominceremo con una famosa scrittura in Atti 1:8. And Jesus is speaking to the disciples. È Gesù che parla ai discepoli. The Spirit has not yet been poured out in Acts chapter 2. In Atti capitolo 2 lo Spirito non era ancora stato riversato. So we're listening to Jesus give the purpose of the Holy Spirit. E vediamo che Gesù sta spiegando quello che è lo scopo dello Spirito Santo. So therefore let's just start in verse 6. E quindi cominciamo dal verso 6. It says therefore when they had come together they asked him saying Lord will you at this time restore the kingdom to Israel? E quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? So we're seeing that the disciples are still talking about, you know, having their nation restored as the head of the nation. E quindi possiamo vedere come i discepoli ancora stavano parlando di avere la loro nazione ristabilita, di avere ancora i capi della nazione al posto giusto. They were not getting the major passion of the heart of God. Ma non riuscivano ancora a sentire la passione più grande del cuore di Dio. So he said to them in verse 7. E al verso 7 Gesù gli rispose: It is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. So often new believers want to know when is Jesus coming back. E molto spesso i non credenti vogliono sapere quando Gesù tornerà. Everybody's talking about is this the end times? E tutti stanno parlando oggi, sono questi gli ultimi tempi? Are these the signs that are in the book of Revelation? Sono questi i segni descritti nel libro dell'Apocalisse? But they forget about what are they supposed to be doing now? Ma si sono dimenticati quello che erano chiamati a fare in questo momento. It's not just about finding information about, you know, the kingdom and its timing. Che non è soltanto cercare informazioni sul regno e sui tempi. Jesus came to save those that were lost. Ma Gesù è venuto a salvare coloro che erano persi. And the work of the Holy Spirit enables this to happen. E l'opera dello Spirito Santo abilita questa funzione per essere eseguita. So we read in verse 8 this famous scripture. E quindi al verso 8 poi leggiamo questa famosa scrittura. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. So Jesus refocuses the task. Quindi Gesù riporta il focus sull'obiettivo. He says the Holy Spirit's going to come. Dice lo Spirito Santo verrà. Is going to give you power. Vi darà potenza. To find out when he's returning. Ma per fare cosa? Per riscoprire quando lui tornerà?
to learn how to build the kingdom of God in our little country? Imparare a edificare il regno di Dio nella nostra piccola nazione? Listen, we want to work with the kingdom. Sentite, noi vogliamo lavorare con il regno. Jesus said that he would build his church. Ma Gesù ha detto che lui edificherà la sua chiesa. The church must be built up. E quindi la chiesa deve essere edificata. And it must crash the gates of hell. E deve sconfiggere quelli che sono i cancelli dell'inferno. So he said, you'll receive power when the Holy Spirit comes on you. E dice quindi, to be witnesses. Voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di voi per essere testimoni. That talks about evangelism. Qui parla di evangelismo. Evangelism in your hometown. Evangelizzare nella propria città, in your state, nel proprio stato, in your o nation, regione, nella propria nazione, and all over the world. E in tutto il mondo. And it says, do this all at the same time. E dice fatelo tutti insieme. By the Holy Spirit, come? We can do this. Per lo Spirito Santo noi possiamo fare questo. In my life, this has been my story. Nella mia vita questo è proprio il centro della mia storia. I want my light to shine where I am right now. Io voglio che la mia luce splenda là dove sono ora. And I'm going to the nations. E vado anche alle nazioni. I'm going to different places in my country. E viaggio in diversi posti della mia stessa nazione. I am going to evangelize and bring the kingdom. Io so che devo evangelizzare e portare il regno. And when I enter into the purposes of God, e quando entro negli scopi di Dio, the manifestations of the Spirit come right with me. La manifestazione dello Spirito viene lì con me. Very often we don't see many things in the Spirit. Molto spesso non vediamo tante cose nello Spirito. Because we kind of want to have a circus in our church. Perché noi vorremmo avere una specie di circolo nella nostra chiesa. Oh, now the Holy Spirit will do this. Ah, adesso lo Spirito Santo farà questo. Now the Holy Spirit will give a word. Adesso lo Spirito Santo darà una parola in chiesa. And now the Holy Spirit will do a healing. Adesso lo Spirito Santo farà una guarigione. And now the Holy Spirit will give us information. Adesso lo Spirito Santo ci darà delle informazioni. And we just become a group that stays by themselves. E rimaniamo un gruppo che rimane sempre chiuso in se stesso. That's not the purpose of the ministry of the Spirit. Non è questo il proposito del ministero dello Spirito. The Holy Spirit always builds. Lo Spirito Santo edifica sempre. Always increases. E aumenta sempre. So we're going to look at the story of Philip in Acts chapter 8. E quindi daremo uno sguardo adesso alla storia di Filippo in Atti capitolo 8. He's one of the early evangelists in the church. È uno dei primi evangelisti della chiesa. And we're going to see how the Holy Spirit worked with him. E vediamo come lo Spirito Santo ha operato con lui. So let's go to Acts chapter 8. Quindi andiamo ad Atti capitolo 8. And we're going to just start reading a few verses down. E cominceremo a leggere alcuni versi. And we're going to follow this great evangelist. E vogliamo seguire questo grande evangelista. And I want you to focus on a few things. E vorrei che ci focalizzassimo su alcune cose. How the Holy Spirit worked. Come lo Spirito Santo ha operato. How angels were involved. Come gli angeli erano coinvolti. And how the word of God was so important. E come la parola di Dio è stata così importante. And then that happens when the Spirit manifests. E poi la battaglia che avviene quando lo Spirito si manifesta. Now, as we get into Acts chapter 8, it's after the death of Stephen. Adesso Atti capitolo 8 è dopo la morte di Stefano. And the church was now scattered from Jerusalem. E la chiesa era stata sparsa fuori da Gerusalemme. And Philip the evangelist goes into the land of the Samaritans. E Filippo, l'evangelista, si trova a attraversare la terra dei Samaritani. Now they were not just like other Gentiles. Non erano come gli altri gentili. They were kind of like half Jewish and half of the local religion. Erano metà giudei e metà con le religioni locali. They mixed the Shemites and the Assyrians and you get the Samaritans. Perché avevano mixato i Samaritani and gli Assiri. And so they followed a lot of the things of the Old Testament. E quindi seguivano molte delle pratiche dell'Antico Testamento. But they had their own place of worship. Ma avevano i loro propri posti di adorazione. And they had some of their own favorite themes. E avevano i loro soggetti preferiti. But now in verse 4. Ma qui al verso 4. It says, therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Dice allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola.
This is what persecution does. Questo è quello che fa la persecuzione. But actually it can bear big fruit. Ma può portare molto, molto frutto. It shakes us out of our normal life. Ci scuote da quella che è la nostra routine normale. It says, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Dice Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. E le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltando e osservando i segni miracolosi che faceva. He says, for unclean spirits crowd with a loud voice came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. And there was great joy in the city. E c'era grande gioia nella città. That's what we want to see in our city. Questo è quello che noi vogliamo vedere nella nostra città. But the Spirit is going to lead us outside the walls of the church. Ma ecco che lo Spirito ci vuole guidare un attimo fuori dalle mura della chiesa. And when we start preaching to the people. E quando cominciamo a predicare alle persone. Oh, I love how to do outreaches sometimes in the villages. Mi piace molto fare degli outreach, delle evangelizzazioni nei villaggi, nei paesini. Guitars and little sound systems. Solo magari con una chitarra o piccoli amplificatori. And all of a sudden the activity begins. E all'improvviso l'attività comincia. Because when you preach the word by the Holy Spirit. Perché quando predichi la parola mediante lo Spirito Santo. Demons will manifest. I demoni si manifesteranno. And you have to learn how to cast them out. E poi devi anche imparare dallo Spirito come cacciarli via. And you're gonna have to pray for the sick. E poi dovrai pregare per gli ammalati. And then you're gonna have to lead people to Christ. E poi dovrai guidare delle persone a ricevere Cristo. And you're gonna have to baptize them. E poi li dovrai battezzare. You know, it changes the whole atmosphere. Cambia l'intera atmosfera. Our churches need to do this. E le nostre chiese hanno bisogno di vivere questo. This is the ministry of the Spirit. Questo è il ministero dello Spirito. So then look at what happens in this story. Quindi guardate cosa accade in questa storia. It says, but there was a certain man called Simon who previously practiced sorcery in the city. Ora vi era un tale di nome Simone che già da tempo esercitava nella città le arti magiche. Now, this man had control of the minds of the people. Questo uomo aveva preso il controllo delle menti delle persone. He did magic and he worked with demons. Faceva magia e operava attraverso i demoni. But even he heard the message. Ma persino lui ha sentito il messaggio. And he believed Jesus is the answer. E ha creduto che Gesù fosse la risposta. But he had to have a deep work in his heart. Ma aveva bisogno di un profondo lavoro nel suo cuore. So he even gets baptized. Si fa addirittura battezzare. And then you know he follows Philip. E comincia a seguire Filippo. And he's watching the miracles. E vede i miracoli. But instead of caring about people getting saved. Ma invece di interessarsi alla salvezza delle persone. Or wanting to glorify God. O invece di voler glorificare Dio. He has personal ambition. Lui ha ambizioni personali. I tell you, the Holy Spirit brings to the top what's in a person. Voglio dirvi che lo Spirito Santo porta in superficie quello che è nascosto in profondità nelle persone. So Philip then, you know, continues to do the ministry. Quindi Filippo continua il suo ministero. But he's a young minister. Ma è un giovane ministro. And he's not used to ministering the baptism of the Spirit. E non è magari abituato a ministrare il battesimo nello Spirito Santo. So he's got the whole city of Samaria going crazy. E quindi vede l'intera città di Samaria impazzire. Miracles are happening. Miracoli accadono. And he sends for Peter and John in Jerusalem. E chiama, manda a chiamare Pietro e Giovanni a Gerusalemme. Now they're not used to ministering to Samaritans. Ora loro non erano abituati a ministrare a dei samaritani. They were different than the Jews. Erano diversi dai giudei. But even Jesus ministered to Samaritans. Ma persino Gesù aveva ministrato ad una samaritana. Remember the woman at the well? Vi ricordate la donna al pozzo? So Peter and John come. Perciò Pietro e Giovanni arrivano. And at that time they had already believed in Jesus. In quel tempo avevano già creduto in Gesù, i samaritani. Si erano già battezzati nel nome di Gesù. But they had not received the Holy Spirit. Ma non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. How many people are stuck between these two events? Quante persone sono bloccate nel mezzo di questi due eventi? But if you're involved in the ministry of the Spirit, ma se sei coinvolto nel ministero dello Spirito, you have to go beyond just praying with people. Devi andare al di là del semplice pregare con le persone. Devi andare al di là di semplicemente battezzarle.
And you have to get them baptized in the Holy Spirit. Ma devi fare in modo che siano battezzate nello Spirito Santo. That takes faith. Questo chiede fede. And it takes dedication. E chiede dedicazione. So Peter and John come and lay their hands on them. Quindi Pietro e Giovanni arrivano e impongono le loro mani su di loro. And then they get baptized in the Spirit. E le persone vengono battezzate nello Spirito Santo. In tongues and prophesying. E probabilmente parlavano in lingue, profetizzavano. But in the middle of a great move of God, there's always resistance. Ma nel mezzo di un grande movimento di Dio c'è sempre resistenza. There's always people trying to pervert the way of the Lord. E ci sono sempre persone che cercano di pervertire le vie del Signore. And this man Simon wants to buy the power of God. E vediamo quest'uomo Simone che vuole comprare la potenza di Dio. Oh boy, you cannot buy the power of God. Cari, non potete comprare la potenza di Dio. I tell you, the way you get the power of God is to humble yourself. L'unica maniera per ricevere la potenza di Dio e umiliarsi and to honor the Lord Jesus. E onorare il Signore Gesù and receive a servant's heart. E ricevere il cuore di servo. Well, Peter just released a word of rebuke. E vediamo che Pietro rilascia una parola di correzione molto forte. Well, I hope I never hear this in my life. Spero di non avere mai una parola del genere nella mia vita. What he starts to say, mamma mia, cosa dice? Nel verso 20. He says, your money perished with you because you thought the gift of God could be purchased. Ma Pietro gli disse, il tuo denaro vada con te in perdizione perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. You have no part in this matter. Tu non hai in questo parte alcuna. Your heart is not right. Perché il tuo cuore non è retto davanti so a Dio. To repent of your wicked ways. Ravvediti dunque di questa tua malvagità. And the terrible thoughts of your heart. And repent of those thoughts of your heart so you can be forgiven. E prega il Signore affinché, se possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Because I see you have poison inside of you. Vedo infatti che tu sei pieno di amarezza. What words. Mamma mia, che parole. You know, the Holy Spirit goes deep. Lo Spirito Santo va in profondità. Well, Simon begins to repent. E Simone comincia a ravvedersi. But Philip the evangelist. Ma Filippo l'evangelista. He doesn't just go home and show videos of his last meeting. Non torna semplicemente a casa mostrando a tutti gli amici dei video della scorsa riunione. Oh, I did something good. I can take off now for a year. Non dice, ah, ho fatto qualcosa di buono per il Signore, ora posso prendermi un anno libero. Boom, the Spirit continues to lead him. Ecco che boom, lo Spirito Santo continua a guidarlo. He starts going from village to village. E continua ad andare di villaggio in villaggio. And it says then in verse 26, now an angel spoke to him. E al verso 26 dice che adesso un angelo gli parla. You want an angel to speak to you? Volete che un angelo vi parli? You want to be on the move for God, then. E allora ti devi iniziare a muovere per il Signore. You'll get angels. Avrai angeli. You'll get miracles. Avrai miracoli. You'll get demons. Avrai demoni. You'll get healings. Avrai guarigioni. And you get the leading of the Holy Spirit. Ma avrai la guida soprattutto dello Spirito Santo. So the angel says, hey, go down to the south road towards Jerusalem. Ed ecco che l'angelo gli dice, vai in quella strada deserta che va a Gerusalemme. And he finds an Ethiopian man that's trying to find God. E lì troverai un etiope che sta cercando Dio. He goes from winning cities to Christ. E quindi passa dal conquistare città intere per Cristo to minister to one man. A ministrare ad un unico uomo. If you care for one person, voglio dirti questo, se tu hai cura per una sola persona, God will give you cities. Dio ti darà delle città. And if you start preaching to cities, e se cominci a predicare alle città, don't forget the one person, non ti dimenticare quell'unica persona davanti a te. So Philip goes and speaks to the man in the chariot. E quindi ecco che Filippo va e parla a quell'uomo nel carro. He was a very important Ethiopian man. Era un uomo etiope molto importante. And he asks Philip, he says, "Can you tell me what the scripture means?" E quell'uomo chiede a Filippo, "Puoi tu spiegarmi cosa vuol dire questa scrittura?" Well, who inspired the scripture? Beh, chi ha ispirato quella scrittura? The Holy Spirit. Lo Spirito Santo. Who had the Holy Spirit in them? E chi aveva lo Spirito Santo in lui? Philip. Filippo. Or you. O tu ce l'hai. And Philip interpreted that scripture. E Filippo ha interpretato quella scrittura. It was taken from Isaiah. Che era presa dal libro di Isaia. And he begins to explain Jesus. E comincia a spiegare Gesù a quell'uomo etiope. And the man in the chariot says, "Hey, I want to be baptized." E l'uomo nel carro dice, "Voglio battezzarmi." And Philip says, "Okay, if you believe, you e can Filippo do dice, it." "Sì,
Se tu credi con tutto il cuore, puoi farlo. Oh, he could have said, no, I have to call the pastor. Poteva dirgli, no, aspetta, devo chiamare il pastore prima. Oh, no, we have to have a special meeting. Aspetta, dobbiamo fare un incontro speciale per no, questo. No, we have to have six orientation classes. Lo abbiamo bisogno prima di sei classi orientative di insegnamento. We get so legalistic. Diventiamo molto legalisti a volte. We put so much dead religion sometimes e mettiamo on. Molta morta religione. And we quench the Holy Spirit. E lì spegniamo lo Spirito Santo. The Holy Spirit is flexible. Lo Spirito Santo è flessibile. He tells us what to do at the right time. Lui ci dice cosa fare al tempo giusto. So, Philip baptizes the man. E quindi Filippo battezza quell'uomo. Philip's moving in the Spirit. Filippo si muove nello Spirito. Says the man comes out of the water. L'uomo esce fuori dall'acqua. And the Holy Spirit takes Philip. E lo Spirito Santo rapisce Filippo. E lui sparisce addirittura. And he shows up in another city. E si manifesta in un'altra città. Now that's what I call cheap transportation. Questo è quello che io chiamo trasporto economico. No airplane ticket. Nessun aereo, biglietto aereo. No, no having to pay for the boat. Non devi pagare per le navi. The Holy Spirit just took ma him lo to the next Spirito place. Santo ti porta direttamente nel prossimo I'm, luogo. I'm sure he was surprised. E io sono sicuro che Filippo è rimasto sorpreso. I know several people that have had this experience. Ma ho conosciuto più di una persona che hanno avuto davvero questa esperienza. They were transported in the Spirit. Sono stati trasportati nello Spirito. You see, when you're moving in the Spirit, the supernatural becomes vedete, quando ci muoviamo nello Spirito, il soprannaturale diventa normale. That's what we want. Questo è quello che noi vogliamo. But evangelism is a part of this. Ma l'evangelizzare è parte di tutto questo. It's not just about getting the power. Non è semplicemente avere la potenza. What do we need the power for? Per cosa noi abbiamo bisogno della potenza? To demonstrate that Jesus is alive. Per dimostrare che Gesù è vivo. Paul said, I did not come with enticing words. Paolo dice, non sono venuto con parole. E discorsi umani, but I came with demonstrations of the Spirit. Ma con dimostrazioni dello Spirito. But you have to be on the move to ma get devi these essere things going. In quel movimento affinché ciò funzioni. You know, I have stories of miracles in China. Io ho tante storie di miracoli in Cina. You know, demons coming out of people. Demoni che hanno lasciato le persone. I have a story of a miracle that happened in South India. Ho storie di miracoli che sono accaduti nel sud dell'India. When we prayed in on the beach. Mentre pregavamo in una spiaggia di una città. And a couple of weeks later, Jesus manifested to the high priest of the Hindu temple. E due settimane dopo Gesù si è manifestato addirittura al grande sacerdote di un tempio indù. I have stories of people in Brazil that I spoke in tongues and they heard Portuguese. Ho storie di persone in Brasile per cui ho pregato in lingue e loro hanno capito il portoghese. And people say to me, John, how did you do that? E le persone mi chiedono, John, come fai a vivere questo? I have no idea. Non ne ho alcuna idea. I know one thing. Ma una cosa so. I was obedient to the Great Commission. Sono stato obbediente al grande mandato. I decided to go and evangelize. Ho deciso di andare a evangelizzare. The Holy Spirit went with me. E lo Spirito Santo è venuto con me. And as I preached the word, e mentre predicavo la parola, like it says in the end of Mark 16, come dice alla fine di Marco 16, the Holy Spirit supported that ministry. Lo Spirito Santo ha sostenuto quel ministero. And signs followed everything e i segni hanno seguito quello che io facevo. You can do the same e tu puoi fare la stessa cosa. Sometimes I tell people, you know the difference between you and me? A volte dico alle persone, sapete qual è la differenza tra voi e me? The difference is I was there and you were not. La differenza è che io ero lì e voi non c'eravate. If you were there, ma che se anche tu fossi stato lì, you would have seen the work of anche the tu avresti visto l'opera dello Spirito. We have to break out of our box. E quindi dobbiamo rompere quelle che sono le nostre scatole. God's not in the box. Dio non è in scatola. He is above everything. Ma lui è al di sopra di ogni cosa. I want to encourage you tonight. E vi voglio incoraggiare questa sera. If you enter into the purposes of God, se entrate negli scopi di Dio, be careful not to fall into selfish ambition. Fate attenzione a non cadere nell'ambizione personale. It's not about you being known by other people. Perché questo ministero non vuole che tu sia conosciuto da tutta la gente. It's because of why the Father sent Jesus. Ma questa è la ragione per cui il Padre ha mandato Gesù. He sent him so that we could be saved. L'ha mandato affinché noi possiamo essere salvati. That we can know the love of God. Affinché possiamo conoscere l'amore di Dio. Everybody needs this message. E ognuno ha bisogno di questo messaggio. So, too much of the church has become self-focused. Ora troppa
parte della Chiesa è diventata focalizzata su se stessa. We have to focus on the will of God. E dobbiamo rifocalizzarci sulla volontà di Dio. And then as you pray in the Spirit, e mentre tu preghi nello Spirito, you will be led different places. Comincerai a essere guidato in posti diversi. Don't worry about how much money. Non ti preoccupare quanti soldi ci vorranno. Don't worry about you don't know the language. Non ti preoccupare se conosci o no la lingua. This is what missionaries have to deal with all the time. Questo è quello che i missionari devono affrontare sempre. But you know what? The gospel is the power of God for salvation. Ma sapete una cosa? Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza. And you can release this power. E tu puoi rilasciare questa potenza. And angels will be with you. E gli angeli saranno con te. You'll hear the voice of the Spirit. Tu sentirai la voce dello Spirito. And you'll see the light of God change people. E comincerai a vedere la luce di Dio che cambia le persone. So let's evangelize by the Spirit. Quindi vogliamo evangelizzare per lo Spirito. Sow the seeds. Semina i semi. Talk about God. Parla di Dio. Tell people they need Jesus. Dì alle persone che hanno bisogno di Gesù. Ask them, do you have eternal life? Chiedile, tu hai la certezza della vita eterna. You know what the Bible says is the way to heaven. Sapete che la Bibbia dice che Gesù è la via per il cielo. When you start to give that message, e quando tu cominci a dare questo messaggio, don't put limits on God. E non mettere limiti a Dio. But there's too many I cannot. Perché ci sono troppi, io non posso nella Chiesa. When the Bible says I can do all things. Quando invece la Bibbia dice io posso ogni cosa. Through Christ who gives me strength. In colui che mi fortifica. I want to pray with you tonight. Voglio pregare con voi questa sera. That God is able to use you by his Spirit. Che Dio sia abbia la possibilità di usarti per lo Spirito. And that you will see these wonderful works of God. E che tu possa vedere queste meravigliose opere di Dio. Lord, I pray for everyone watching tonight. Signore, io ti prego per chiunque stia guardando questa sera. Lord, you said the laborers are few. Signore, tu dici che gli operai sono pochi. That means there's many people that are not being obedient to the call. Quindi vuol dire che molte persone non sono obbedienti alla chiamata. They want you to come and entertain them with your power. Signore, vogliono soltanto che tu scendi per intrattenerli con la tua potenza. Oh God, let them experience the love you have. Oh Signore, fa che sperimentino l'amore che tu hai per le nazioni. And Lord, let them go and evangelize by the Spirit. E fai, Signore, che possano uscire ad evangelizzare per lo Spirito. Move everyone to the ends of the earth. Muovi ognuno fino all'estremità della terra. Or to go to the neighbor across the street. Che possano andare al vicino oppure, Signore, nella strada a fianco. Holy Spirit, grip us with the ministry you want to do. Spirito Santo, fermaci con il ministero che tu vuoi compiere. And we will honor you. E noi ti onoreremo. Lord, speak to people's hearts. Signore, parla ai cuori delle persone stasera. And call them where you want them to go. E chiamali lì dove tu vuoi che siano. And let them experience the ministry of the Spirit. E che sperimentino il ministero dello Spirito per le nazioni. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen.